oggi parliamo di profumi puliti. Quei profumi puliti che non danno fastidio, sono freschi ma caldi nel cuore, i miei profumi preferiti. Abbiamo delle new entry e la prima che vi voglio far vedere, che ce l'ho già fuori dalla scatola perché ho già girato un video ma non mi piaceva quello che avevo detto, quindi lo sto rifacendo. Mi vedete un po' unta perché avevo spruzzato questo. Mi ero spruzzata questo, non lo rispruzzo. Allora, questo qui è l'Egyptian Lining dei Merchant of Venice. Si presenta in questa scatoletta qua e poi ha una custodia, ok? Allora, questo qui l'ho preso perché Neos 1911 mi aveva mandato il campione. Io l'avevo provato e mi sono innamorata di questa fragranza così pulita, fresca. Vuole riprodurre un pochino il profumo dei tessuti egiziani puliti. Sapete che bruciavano incensi, bruciacchiavano cosette che odoravano l'aria, odoravano, probabilmente lì c'erano degli indumenti da profumare e si ricrea questa, questa sensazione olfattiva attraverso questa fragranza che io trovo gradevolissima. Abbiamo note fresche di bergamotto di Sicilia e da padrona la fa la nota delle aldeidi, proprio se non vi piace questo è un profumo aldeidico. Abbiamo un mughetto, gelsomino, ylang ylang, una rosa pudrea, un accordo di muschi, vaniglia, e questo è un profumo puro, pulito, luminoso. Le aldeidi a me danno proprio la sensazione di pulito, luminoso, fresco. Questo è molto fresco e pulito, ma allo stesso tempo ha delle note caldine, che è probabilmente dato dalla rosa pudre, dalla vaniglia, che non si avverte come vanigliato, ma si avverte di più una profumazione di tessuto pulito, che può essere cotone, lino, tessuto proprio pulito, lasciato all'aria, ma non di detersivo, è più proietta più sul floreale. È veramente un'ottima fragranza. Questo è un 50 ml, l'ho pagato sulle 50 euro ed è un eau de toilette che è un po' più di un eau de toilette, non vi fa tutto il giorno, almeno su di me non fa tutto il giorno, è una fragranza che se la volete tutto il giorno ve la dovete portare dietro, perché dopo un tot di ore diventa uno skin scent, non lo si sente più. Comunque anche la sua proiezione non è invadente, è veramente piacevole, piacevole, piacevole. Ma tutto l'anno, estate, inverno, secondo me va bene sempre. L'altra fragranza di cui sono innamorata, e lo sapete perché ve ne ho già parlato, quindi ci andrò un po' più, è l'Ai di Gabriella Chieffo. Pensate che quando io pubblico una foto di l'Ai Gabriella Chieffo in Instagram mi viene sempre a ringraziare, a mettere un cuoricino. Grazie Gabriella Chieffo perché fai delle meraviglie. Io ho tutti i campioni di Gabriella Chieffo, ne sono innamorata dei suoi profumi. L'Ai mi ha preso proprio nel profondo, nel senso che io lo uso con parsimonia perché è un profumo costoso, è un profumo che fa stare bene, è pulito. Ma allora qui abbiamo ambra, un balsamico, iris, fumoso, agrumato, talcato, dolce, speziato, caldo, incenso, iris, cuoio, poponax e patchouli. Allora, il patchouli è quello che gli dà corpo, che tiene un po' insieme il tutto, ma si sente tantissimo. E la nota della lesciva, quel modo fa proprio ricordare quello che era un tempo il lavare i panni all'aria aperta con la cenere.
lo fa venire in mente e quindi mi dà un che di casa, un che di accogliente, di confortante, lo trovo un profumo etereo, pulito, innocente, è balsamico, l'incenso si sente molto perché accompagna queste note, lui è un profumo che sì, mi tiene bene, mi sta benissimo addosso, lo sento proprio mio e diventa uno skin scent anche lui dopo 4-5 ore ed è il pulito per eccellenza, cioè è lui. E poi è affascinante questo profumo, è affascinante ed elegante, non è solo che può portare dei rimandi del passato e quindi a me mi emoziona molto, mi entra nel cuore questo profumo. Bellissima creazione. Poi l'altro è un profumo che ho trovato da Tigotà. E la ragazza di Tigotà mi conosce perché mi segue. E mi ha fatto davvero piacere, mi ha detto: "Ah, a te che ti piace vaniglia cocco, vaniglia cocco", mi dice Parfum Saphir. Non si potevano sentire però perché non c'erano i tester. Allora lei mi ha detto: "Prenditi Coco Ice". 7 euro l'ho pagato. 7 euro, questa è una meraviglia a poco prezzo. C'era anche la vaniglia, ma mi ha detto: "Guarda, io so anche che a te ti piacciono i profumi che durano un po', la vaniglia è un po' leggera", mi ha detto. E allora io mi sono fermata a lui anche perché di vaniglie ne ho. Che cos'è lui? È una meravigliosa fragranza al cocco fresca, ma allo stesso tempo coccolosa, calda e dolce. A entrambe le cose. Io non ho trovato le note di questo profumo, però quello che vi posso dire è lui è Saphir Coco Ice Linea Fruit Attraction. Infatti ci sono altri tipi di Saphir alla frutta ed è una fragranza esotica, un cocco fresco. Io non saprei. Anche di fresco, ma proprio poco perché è delizioso, cioè è goloso anche. Io lo trovo un gourmand questo qua. È un eau de toilette, ce n'è parecchio perché è un 100 ml di eau de toilette, pesa tantissimo la boccetta, poi è bella anche da vedere, non ha scatola, non ha niente, la vendono proprio così, però è ben protetta da questa carta a pallini che ha, che è bellissima, e beh, non fa tutto il giorno un eau de toilette o eau de toilette, quindi è una profumazione che va portata dietro e rispruzzata. Ora dirvi quante ore mi fa non lo so, perché comunque si appiccica bene alla pelle e se sudate, vi accaldate, si sente di nuovo, però va rispruzzata, non fa tutto il giorno. L'altro profumo che vi faccio vedere è un mio top, un profumo che io uso da quando ho 16 anni. Io attualmente non lo uso, non lo uso spesso, ma io dovevo averlo sempre lì perché io avevo 16 anni e usavo questo profumo, quindi l'opinione è molto, ma molto personale di vita mia. Però è un profumo fresco, pulito, un profumo che si basa sulle Aldeidi. L'anno che l'hanno fatto nascevano le Aldeidi ed è White Linen di Estée Lauder, che per un po', è stato sostituito da White Linen Pure e io non parlo di quello perché quello mi sembra di averlo sentito che non mi piacesse. Io lui l'ho ripreso nuovo, infatti lo vedete nuovo, nuovo, proprio nuovo, l'ho preso su Notino. Lui è un talcato aromatico, iris, ma anche verde, legnoso, contiene miele, ambra, fava tonka, garofano, mughetto, giacinto. I profumi di un tempo avevano parecchie note mischiate insieme, ma lui per me
Lui per me è luminoso, fresco, floreale. Ha sì un che di verde che non sento molto. Questo dura tantissimo su di me, dura, ha sempre avuto una bella proiezione, una bella tenuta. È un profumo che secondo me non ha tempo, non ha età, è pulito, fresco, è tanto, tanto aldeico, cioè proprio queste aldeidi che accompagnano tutta la fragranza. E quindi deve piacere il genere, è un genere considerato vintage oramai, un po' retro, ma io lo trovo attualissimo, non ne sento in giro, ma anche quando avevo 16 anni, 17, 18, mi ha sempre accompagnato, insomma, io non ho mai sentito qualcuno che lo avesse, quindi per me rimane unico nel suo genere. E mi ricordo un ragazzo che ero a ballare, ma avrò avuto già un 35 anni, perché io l'ho sempre avuto questo profumo qua. E so che mi aveva detto: "Ma hai indosso White Linen di Estée Lauder?" E io gli ho detto sì, e mi ero stupita che mi aveva riconosciuto il profumo. E mi aveva detto: "Guarda, l'ho riconosciuto perché una mia ex fidanzata di Londra lo usava." E così c'ero rimasta un po' così, ben, ben, cioè una bella sensazione avevo avuto che qualcuno lo conosceva, insomma, questo profumo. Io ho ricevuto dei complimenti, tanti complimenti con White Lining, li ho ricevuti veramente negli anni. Poi li ho ricevuti tanti, tanti per lei. Per lei ho ricevuto tanti complimenti, non mi si fila tanto con questo, ma l'ho appena acquistato e quindi lo devo ancora un po' mettere all'opera e comunque sa di cocco, è un profumo al cocco, non ha niente di particolare. E è piaciuto tanto questo qua, Merchant of Venice, a mia mamma, però non, insomma, gli ho detto che ogni tanto glielo do, ma non spesso perché è un 50 ml e mi dispiace finirli subito questi profumi qua, perché sono profumi comunque di nicchia. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi auguro come sempre una buona vita a tutti, vi abbraccio e vi bacio tutti uno per uno e qui sotto troverete tutti i nomi dei profumi da me citati.